Le prime famiglie che abbiano sotto il viadotto Ritiro hanno lasciato oggi le loro case, un addio necessario per consentire di smontare l'impalcato della bretella aerea. Presente oggi a Messina per lo sgombero di Ritiro l'assessore regionale Marco Falcone, ancora a tempi incerti per l'apertura dello svincolo di giostra per chi viene da Palermo per le due rampe. Tempi anticipati per lo sgombero di 6 famiglie che abbiano nelle baracche di Camaro, un'infiltrazione d'acqua ha reso instabili le casette, il trasferimento previsto entro fine mese. Conclusa la ricognizione dei fondi extra bilancio comunale, reperito dal sindaco e dalla sua squadra oltre 500 milioni di euro in finanziamenti. Floriano, Simeri e l'ex messinese Pozzebon hanno deciso il primo match di campionato contro il Bari. Domenica prossima sarà derby contro l'Igea Virtus.